Bene. Grazie. Grazie per l'invito, grazie per la presentazione, no, grazie a tutti voi numerosissimi per questo convegno. Soltanto una cosa, così so se saltare una parte oppure no. Quanti sono quelli che non hanno mai sentito nulla delle cose che dico? Ok, allora non devo saltare una parte. Va bene. Allora, dunque intanto, così come faccio di solito, fatemi pure domande quando volete, nel senso che se mentre io parlo ci sono delle cose che magari non sono chiare, alzate la mano e così mi diverto anch'io, soprattutto, anzi fatemi tante domande. Potremmo anche invertire il discorso, cioè partire subito con le domande, no? Visto che sono arrivato un'ora fa da Terni, dove ho fatto ieri sera una conferenza, sono partito stamattina e quindi se mi fate domande mi diverto di più. Allora, dunque, come ha detto Rino prima, io ho tradotto appunto l'ebraico masoretico, che vuol dire l'ebraico da cui derivano le Bibbie che abbiamo in casa. Ma il testo masoretico non è successivo al testo dei 70? Sì, ne parliamo subito. Grazie. Ok, prego. Io ho tradotto il testo masoretico appunto per l'edizione San Paolo perché... perché è il testo da cui dipendono appunto le Bibbie che abbiamo in casa. Hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento, da me tradotti avevano l'incarico di fare le traduzioni letterali, quindi tutto ciò che sentite deriva dal fatto appunto che per molti anni ho fatto queste traduzioni letterali. Di libri ne ho tradotti di più dei 17 che hanno pubblicato, ma poi gli ultimi non li hanno più pubblicati perché io dal 2010 ho iniziato a raccontare, diciamo, ciò che mi pare di leggere nei testi, in quel testo ebraico. Faccio subito una precisazione perché che può essere importante, no? Qualcuno dice: ma come mai Biglino ha scelto il testo masoretico? Io non ho scelto il testo masoretico, lavoro su quello perché è quello da cui dipendono le Bibbie che abbiamo in casa, quindi è come dire il testo tra le tante Bibbie possibile, quella che secondo la tradizione, diciamo così, che ha vinto è il testo che si è affermato. È mia convinzione che il testo masoretico sia tra i vari testi biblici uno dei più falsi, cioè nel senso uno di quelli che è stato più rimaneggiato dal pensiero teologico, giudaico prima e cristiano poi, ma soprattutto pensiero teologico giudaico prima. Quindi lavoro su quel testo avendo la consapevolezza che probabilmente è uno dei più falsi, però è quello che ci dice essere, ci viene detto essere stato ispirato da Dio, e quindi dico: allora andiamo almeno a provare a vedere cosa c'è scritto. Siccome ho nominato Dio, diceva prima Rino, è un discorso molto delicato, in effetti è un discorso delicatissimo e io me ne sto accorgendo in questi 4 anni di quanto sia delicato questo discorso. Io non parlo di Dio perché di Dio non so nulla. Io non parlo dei mondi spirituali perché dei mondi spirituali non so nulla. Ho la convinzione che di Dio nessuno sappia nulla, perché sono alcune migliaia di anni che su Dio viene detto tutto il contrario di tutto. Allora, siccome io per certo so di non saperne nulla, non ne parlo. E non me ne occupo perché sono convinto che quando anche me ne occupassi io arriverei alla fine della mia vita senza essermi dato risposte. Se non, a meno di darmi delle risposte inventandomele, e allora evito di occuparmi di un tema su cui già so che non potrei arrivare alla conclusione. Siccome ci sono invece un sacco di domande molto affascinanti che potenzialmente possono avere risposta, scelgo di occuparmi di quelle. Poi quando sarò morto magari qualcuno mi dirà come stanno le cose, ma fino a quel momento mi occupo di altro. Quindi non parlo di Dio. Quando dico che la Bibbia, cioè l'Antico Testamento, non parla di Dio, quindi non dico che Dio non esiste, dico che quel libro non ne parla, nel senso che quel libro racconta un'altra storia, cioè uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia, andrebbe letto come tale, secondo me ovviamente, andrebbe letto come tale, ed è un libro che non si occupa di Dio, per fortuna, anche se poi è stato utilizzato per, come sappiamo bene, come ci è stata presentata, cioè per il libro che contiene la verità, e quindi come il libro che è stato scritto così nel passato,
e che è passato indenne attraverso i secoli proprio perché, essendo stato ispirato da Dio, non è mai stato toccato. Allora dovete sapere, e questo non dipende dalle traduzioni, non c'entrano ancora nulla le traduzioni, dovete sapere che l'Antico Testamento è uno dei libri più scritti, riscritti, rimaneggiati, cancellati, interpolati, emendati, modificati che esistano nella storia dell'umanità. L'unica certezza che abbiamo sull'Antico Testamento, l'unica certezza, e non è una certezza mia, è una certezza dei docenti universitari israeliani dell'Università Hebrew University di Gerusalemme, Università di Tel Aviv, quindi dei biblisti ebrei, l'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che abbiamo noi di sicuro non è quella che hanno scritto in origine. Di sicuro. Nel senso che ogni volta che veniva copiata o riscritta sotto dettatura veniva variata. Quindi noi sulla Bibbia, sull'Antico Testamento, perché quando dico Bibbia intendo dire Antico Testamento, e per il momento del Nuovo, non, almeno pubblicamente, non mi occupo ancora. Quando noi parliamo dell'Antico Testamento dobbiamo partire da un presupposto, che con quel testo possiamo solo fare finta. Fare finta che l'abbiano scritto così, fare finta appunto che sia quello che hanno voluto scrivere gli autori antichi, fare finta che in origine venisse letto così, fare finta che venisse letto con i significati con i quali viene letto ora, perché sapete che le lingue semitiche vengono scritte soltanto con le consonanti e quindi fino a quando non ricevono le vocali, diciamo, le parole hanno un significato che è sospeso. Allora le vocali che abbiamo noi sono quelle che hanno messo i cosiddetti masoreti, cioè i custodi della Masorà, cioè di una tradizione, che ci hanno lavorato tra il VI e il IX secolo dopo Cristo. Cioè hanno finito di lavorarci all'epoca di Carlo Magno. Ok? Quelle sono le vocali che abbiamo noi. Le vocali che c'erano in origine nessuno al mondo le conosce e nessuno al mondo le conoscerà mai. Quindi noi facciamo finta. Facciamo finta che quelle vocali lì siano quelle anche che usavano in origine. Ma come vi ho detto prima, sappiamo che in origine erano diverse, persino le consonanti. Ok? Quindi se su quel libro lì tutti facessero finta, diciamo che il mondo sarebbe leggermente diverso, o comunque per fare certe cose dovrebbero cercare altri alibi. E invece li hanno trovati e li stanno trovando egregiamente. Allora però veniamo un pochettino al succo di questo convegno. La Bibbia ci racconta una storia. Ce la racconta ovviamente come, con le caratteristiche tipiche di tutti i libri di storia, che tutti, anche quelli che si scrivono oggi, che contengono delle verità e delle falsità, che contengono delle cose che corrispondono a ciò che è veramente avvenuto e contengono delle sottolineature, delle iperboli, delle esagerazioni, delle dimenticanze, alle volte volute, alle volte invece dimenticanze occasionali, ma è un libro di storia, quindi come tale non lo dobbiamo prendere. E che storia ci racconta? Ci racconta la storia del rapporto tra un popolo, meglio, tra un pezzo di una famiglia, non un popolo, tra un pezzo di una famiglia e un individuo che la Bibbia conosce con il nome di Yahweh o Yehuah, perché è vocalizzato in tutti e due i modi dell'Antico Testamento, sia come Yahweh che come Yehuah. Quindi è il racconto del punto del rapporto tra questo qui che si occupava di quel pezzo di famiglia e questo qui è quello che poi è stato fatto diventare Dio. Io dico, allora ripeto, con la Bibbia possiamo soltanto avere dei dubbi, ma ci sono pochissime cose sulle quali io non ho più dubbi, ed è che quello lì, per fortuna, non è Dio. Ma proprio per fortuna, per tutti noi, Per fortuna. Dio se c'è è un'altra cosa, e Dio se c'è, secondo me, non ha bisogno di quel libro lì, per fortuna. Quello lì quindi chi era? Che cos'era? Era un individuo appartenente ad un gruppo di individui che la Bibbia nomina con il termine Elohim, i quali avevano un capo che la Bibbia chiama col termine Elion. Quando nelle Bibbie che avete in casa voi trovate scritto l'Altissimo, in ebraico c'è Elion. Elion significa, è un determinativo, significa quello che sta sopra, non è un superlativo assoluto, ma diciamo che tradurlo come Lio va bene, accettiamo. Tradurlo come Altissimo va bene, accettiamo. C'è Elion, poi c'è il termine Elohim, che è un termine plurale. Ora, questo plurale ovviamente mette in crisi da secoli
gli esegeti monoteisti, perché ovviamente è un termine plurale che viene sempre tradotto al singolare con Dio. Ora, tradurre Elohim con Dio è fantasia pura. Questa roba qui la dirò anche quando il mio editore riuscirà finalmente a organizzare quel convegno dove sul palco ci saremo io, teologi cattolici, protestanti, ortodossi ed ebrei. E quindi questa roba la dirò davanti a loro e vorrò che me la spieghino. Elohim è un termine che non andrebbe tradotto perché nessuno al mondo sa cosa significhi. Allora chiamiamoli Elohim, oppure quelli là. Dio è Dio, il termine Dio è invenzione pura per quanto riguarda l'Antico Testamento. Ora, siccome è un termine plurale, allora viene spiegato in tanti modi diversi. Viene detto che è un plurale di maestà, che è un plurale di dignità, che è un plurale di astrazione, tutte categorie filologiche non discutibili, va benissimo. Lo chiamino pure come vogliono. Sta di fatto che la Bibbia, con una chiarezza che è disarmante, ci parla e ci documenta costantemente la pluralità di questi Elohim. Ce li nomina pure, ci dice pure a quali sono gli Elohim che hanno avuto in assegnazione gli altri pezzi della famiglia, un pezzo del quale è stato assegnato a Yahweh. Abbiamo dalla Bibbia anche i nomi degli altri. E ad assegnarli è stato il capo, Deuteronomio 32,8. C'è qualcuno che ha una Bibbia? Deuteronomio 32,8. Così lo leggiamo direttamente. Allora, c'è un gruppo di individui che si sono occupati di questo pianeta. Il capo di questi individui, adesso poi l'amico lo troverà e ce lo leggerà, dopo aver contato il numero dei suoi, ha definito i confini dei popoli, i confini delle nazioni, e ha fatto le assegnazioni. E in quell'assegnazione, a quello che noi conosciamo col nome di Yahweh, è toccato Giacobbe. Giacobbe è un pezzo di una famiglia, cioè il nipote di Abramo. Altri pezzi della stessa famiglia, cioè figli dei due fratelli di Abramo, sono stati affidati ad altri Elohim, uno che si chiama Kamosh e uno che si chiama Milcom, che avevano esattamente gli stessi poteri, le stesse prerogative di Yahweh. E questo ce lo dice la Bibbia. Poi, se abbiamo tempo, lo leggiamo in Giudici 11:24. Perché ce lo dice, ma ce lo dice nelle Bibbie che avete in casa, non c'è neanche bisogno delle traduzioni particolari. Allora, siccome questo termine Elohim è un termine che mette in crisi, allora dicono è un plurale di astrazione, benissimo, lasciamo pure che gli esegeti dormano sonni tranquilli e diciamo che è un plurale di astrazione. Ma dobbiamo prendere atto che nella Bibbia c'è un plurale di astrazione Elohim che si chiama Yahweh, un plurale di astrazione Elohim che si chiama Milcom, un plurale di astrazione Elohim che si chiama Kamosh, almeno tre, ce ne sono di più, ma almeno tre. Ora, anche per noi ignoranti, tre singoli plurali di astrazione, che cos'è? È plurale, no? Tre non è singolare, tre è plurale. Quindi se anche ognuno di quelli è definibile come plurale di astrazione, sta di fatto che la Bibbia ci dice che quelli erano tanti, che si combattevano tra di loro per la conquista di certi territori, e il racconto della Bibbia è un racconto di combattimenti avvenuti all'interno della stessa famiglia. Yahweh con i suoi, cioè con Giacobbe, quindi con gli israeliti, combatteva, se avrete voglia di leggere la Bibbia, combatteva contro dei popoli che si chiamano Moabiti, Ammoniti, Amalechiti, Madianiti, eccetera, che erano cugini di questi, tutti, cioè discendenti dei fratelli di Abramo. Si combattevano tra di loro per strapparsi pezzi di terra gli uni con gli altri. Quindi Yahweh con i suoi combatteva contro Kamosh che seguiva i Moabiti, Yahweh con i suoi combatteva contro Milcom che seguiva gli Ammoniti, per esempio. Quindi la grande epopea della cosiddetta conquista della terra promessa in realtà è una Dallas, una dynasty, cioè questioni di famiglia combattute da Elohim piccolissimi, insignificanti all'interno del gruppo. Erano quelli che avevano meno potere di tutti, tant'è che dovevano fare anche un po' le cose in sordina,
per non disturbare i loro colleghi grandi e potenti che invece governavano su Egitto, Assiria, Babilonia, Ittiti, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i popoli del Medio Oriente ci raccontano tutti la storia di quelli lì. Non solo i popoli del Medio Oriente, anche i popoli di tutti i continenti della Terra ci raccontano la storia di quelli lì, ovviamente con nomi diversi, no? Venivano nominati in modo diverso a seconda delle singole culture in cui questi operavano, ma il modus operandi era uguale dappertutto. Tra le tante stupidaggini che io scrivo nei miei libri e che dico nelle conferenze, ci sono per esempio affermazioni, ovviamente nei libri trovate documentati, chi ha voglia ovviamente, dove io metto il versetto ebraico, la traduzione letterale e poi l'analisi, in modo che tutti possano verificare. La Bibbia ci racconta gli interventi di ingegneria genetica attraverso i quali noi siamo stati fatti, noi, l'Homo sapiens. La Bibbia ci racconta dei mezzi su cui si spostavano quelli lì. La Bibbia ci racconta di alcune esigenze particolari che quelli lì avevano, tipo per esempio quella di annusare il fumo prodotto dal grasso animale bruciato, perché questo li calmava. Cioè loro si calmavano annusando quel fumo, oppure, come dice la Bibbia, ubriacandosi con sostanze alcoliche, che venivano espressamente richieste. Questo però non ce la racconta solo la Bibbia in relazione a Yahweh, ce la raccontano anche gli altri popoli in relazione ai colleghi di Yahweh, perché ovunque andassero questi ovviamente avevano le stesse esigenze, gli stessi atteggiamenti, e quindi facevano ai loro sudditi le stesse richieste. Può fare un esempio di un'altra cultura? Sì, la cultura, per esempio il discorso dell'annusare nell'Iliade dell'Odissea è descritta 32 volte esattamente come è descritto nella Bibbia, cioè i cosiddetti teoi, cioè gli dei greci, che dei non erano, neppure quelli, avevano le stesse esigenze degli Elohim biblici e chiedevano esattamente le stesse cose. Addirittura uno di quelli, esattamente come Yahweh, voleva che quel fumo del grasso bruciato fosse presente nella sua dimora 24 ore al giorno, esattamente come chiedeva Yahweh, che si faceva ammazzare due animali al giorno, quindi più di 700 animali all'anno, per avere il fumo di un certo tipo di grasso, che lui descrive in Levitico 3, adesso ve lo leggo, perché lui quel grasso lo voleva, perché quel grasso lo calmava. E il grasso era questo. Scusate, ma a luglio mi hanno rubato tutti gli appunti, e quindi sto cercando di ricostruire. Levitico 3:3. Offrirà consumato dal fuoco per Yahweh il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. È Dio che parla, eh? È Dio, nella traduzione della Conferenza Episcopale Italiana, quindi le Bibbie che avete in casa. È Dio che parla. Allora, di queste cose qui, siccome appunto quando io racconto ciò che leggo nella Bibbia, non mi pongo neppure il problema di avere o meno conferme, perché non mi interessano, non è presunzione. Voglio dire, io racconto ciò che leggo. Se poi tutti assieme arriviamo a dire che ciò che c'è scritto lì è una mole colossale di balle, per me non è un problema, prendiamo atto che è una mole colossale di balle, però ne prendono atto tutti. E quindi non mi interessa andare a vedere se può essere vero oppure no. Dico, lì c'è scritto quello, punto. La cosa interessante è che sia su questo che su altre cose come sull'ingegneria genetica, finalmente si stanno aprendo le menti di molti, diciamo così, studiosi ufficiali. E sta, per esempio, ho fatto una conferenza a Brescia qualche mese fa, non mi ricordo, e al termine della conferenza mi si avvicina un docente di scienze naturali e mi dice, ma lo sa che nei suoi libri ci sono tutte le risposte potenziali, E io ho detto, senti, io la ringrazio, mi fa molto piacere, però mi fa una cortesia, mi dice quali sono le domande, perché io... Mi fa, ci sono le risposte alle domande che la scienza ufficiale, come per esempio la genetica, attualmente non è in grado di rispondere. Se invece si fa finta
che ciò che lei ricava dai testi antichi, perché non è scritto soltanto, io mi occupo della Bibbia, ma non è scritto soltanto nella Bibbia, è scritto in moltissimi testi antichi. Se invece si fa finta che ciò che c'è scritto lì sia vero, le risposte le abbiamo tutte. Tutte. E mi stanno arrivando un sacco di studi, ma proprio tanti, senza che io li chieda, mi arrivano dalla scienza ufficiale. Mi arrivano degli studi di genetica dove mi spiegano che la genetica non sa spiegare, per esempio, l'origine e come mai noi Homo sapiens abbiamo dentro tutta la serie di sequenze geniche che non sappiamo da dove arrivano, ma sono quelle che fanno sì che noi siamo il sapiens. E sono tutte arrivate molto in fretta, cioè in tempi che non sono consentiti dall'evoluzione e che i nostri cugini primati non hanno. E in uno di questi studi, lo studioso ufficiale che me l'ha mandato, li pubblicherò tutti nel nuovo libro, scrive, ascoltate bene, l'unica spiegazione del perché noi siamo così rimane quella di considerare Eva mitocondriale, poi vi dico cosa significa, e Adamo cromosomiale Y come cloni prodotti in molti esemplari. Solo un numero adeguato di femmine e maschi geneticamente uguali fra loro avrebbe potuto trasmettere attraverso l'incrocio con successo i genotipi unici e caratteristici del genere umano. Stanno cominciando a scrivere questo. Basta tenere la mente aperta e fare finta che gli antichi autori, quando scrivevano una cosa, volessero scriverci quella. Queste cose qui vengono fuori sugli articoli di Le Scienze, vengono fuori su articoli di riviste americane dove si comincia a fare finta che, cioè a fare finta che noi siamo così come siamo perché qualcuno è intervenuto e ha fatto delle modifiche, che è ciò che racconta la Bibbia, ma chiaramente ciò che racconta la Bibbia. Sapete cosa scrive una parte dell'esegesi ebraica? Esegesi ebraica che mi attacca durissimamente, nei loro blog. Per esempio c'è un blog di consulenza ebraica dove sono attaccato durissimamente. Vi leggo alcune cose che sono scritte in quel blog, perché analizzano tutti i miei libri e le conferenze. Per esempio io ho scritto: nella Bibbia non esiste il monoteismo. Risposta del blog: non ha senso parlare di monoteismo in una lingua, quindi esegete ebrei, in una lingua che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio. Non esiste il termine Dio in ebraico, non esiste. Ve l'ho detto prima, tradurre Elohim con Dio è fantasia pura. Su varie cose Mauro Biglino ha ragione. La Bibbia, come egli afferma, non è un libro di religione. Che la Bibbia parli di ingegneria, sono sui blog internet, che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Io in uno dei capitoli dei miei libri ho documentato come Satana non esista. Satana. Il capitolo sul Satan, Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti. Io documento come le figure degli angeli, anche qui attenzione, ribadisco ciò che ho detto prima, io dei mondi spirituali non so nulla, quindi io non dico gli angeli esistono o non esistono, non me ne occupo. Dico che i malachim biblici, termine da cui derivano, non hanno nulla a che vedere con gli angeli che poi ha elaborato la teologia. Angeli di cui non mi occupo. Mi occupo dei malachim biblici. Il termine ebraico malach, tradotto con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni, che è quello che scrivo da 4 anni nei libri, cioè individui in carne ed ossa. I cherubini non solo non sono angeli, cherubini biblici, i cherubini non solo non sono angeli, poi esistono i cherubini con benissimo, non mi interessa, io parlo di quelli biblici. Non solo non sono angeli, ma non erano neppure individui in carne ed ossa, erano macchine.
I cherubini, è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud, che erano oggetti meccanici. Sono chiaramente descritti, eh? Sono chiaramente descritti. La Bibbia ci racconta una storia completamente diversa, anche quella che abbiamo noi. Dico anche quella che abbiamo noi, che è una delle Bibbie possibili. Prima l'amico citava la Bibbia dei 70, cioè la Bibbia scritta in greco nel terzo secolo avanti Cristo, che è la Bibbia di riferimento dei cristiani, degli ortodossi, no? Loro si riferiscono a quella, non a quella ebraica dei masoreti. E questo è un fatto molto interessante, perché noi che siamo qui in Italia, quindi diciamo nell'Occidente cattolico, sappiamo che dobbiamo credere veri 46 libri dell'Antico Testamento. Per gli ebrei i libri veri sono solo 39. Per i cristiani copti sono veri più o meno quelli degli ebrei più altri libri che non sono veri né per noi né per gli ebrei. Per i samaritani i libri veri sono 6. Non chiedetemi a chi ha ragione, perché non lo so. Leggetevi le varie Bibbie e scegliete quella che vi piace di più, perché tanto. Ok? All'inizio della storia della Chiesa romana cattolica apostolica il testo di riferimento era la Bibbia greca dei 70, poi pian piano i teologi si sono spostati sul codice che stavano elaborando quei masoreti e quindi adesso il testo di riferimento è diventato quello dei masoreti, che ripeto è una delle Bibbie possibili, perché tra la Bibbia dei Samaritani e la Bibbia dei masoreti ci sono 2000 varianti, 2000. Tra la Bibbia scritta in greco e quella scritta in ebraico ci sono 1000 varianti. Mille, ma varianti anche molto importanti, ma molto importanti. Se noi paragoniamo la Bibbia dei Masoreti con i rotoli del Mar Morto, i famosi testi di Qumran, vediamo anche gli interventi che hanno fatto i Masoreti per cambiare le cose, per inserire ciò che a loro interessava inserire. Per questo dico che io lavoro su quello, perché quello viene detto dai sapienti che è il testo ispirato da Dio. Ma vi ho detto prima che secondo me probabilmente è uno dei più falsi, nel senso che è quello che è stato appunto elaborato di più, perché è stato più secoli nelle mani della teologia monoteista, della teologia che ha cioè inteso trasformare questo Yahweh nel Dio unico e vero. Vi ho detto prima che c'è questo problema di Elohim, perché vedete il discorso qual è? Che o la Bibbia parla di Dio e allora è una certa cosa, o la Bibbia non parla di Dio e allora capite che è tutt'altro. Quindi la questione fondamentale è quella lì, cioè chi sono questi Elohim. Allora c'è un professore ebraico, di ebraico, un filologo, un biblista, che dice: Biglino è talmente ignorante, e su questo ha ragione, io sono ignorante ma ho la fortuna di sapere di esserlo e quindi devo studiare. Biglino è talmente ignorante che non ha neanche capito che quando il termine Elohim è accompagnato dal verbo al singolare indica Dio, quando è accompagnato dal verbo al plurale indica le divinità pagane, cioè gli idoletti di pietra degli altri popoli, dei popoli pagani. Abbiamo trovato intanto il Deuteronomio 32,8? Ok, possiamo leggere un attimo? Quando l'Altissimo dividiva i popoli e quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì con i figli delle genti secondo il numero degli israeliti. Punto, un attimo. Allora, c'è scritto che quando l'Altissimo definiva i confini delle nazioni e quindi collocava i popoli nei loro vari territori, l'Altissimo in ebraico è Elion, l'ho fatto sulla base del numero dei figli di Israele, cioè degli israeliti. Nei codici più antichi non c'è scritto così. C'è scritto che l'ho fatto sulla base del numero dei figli degli Elohim. Ok? Cioè, sui codici più antichi che non erano finiti nelle mani dei teologi monoteisti, c'è scritto che il capo di quelli lì conta i suoi e sulla base dei suoi fa le assegnazioni. Siccome questo non andava bene per il pensiero monoteista, che da un certo punto in avanti hanno cominciato a tentare, e ci sono riusciti purtroppo, di veicolare, hanno tolto figli degli Elohim e hanno messo figli di Israele. Andiamo avanti. Porzione del Signore e il suo popolo, sua eredità e Giacobbe. Punto. Allora, porzione del Signore, cioè assegnazione di Yahweh, quando c'è Signore in italiano, in ebraico c'è Yahweh, assegnazione di Yahweh è Giacobbe, ok? Giacobbe, non gli ebrei, Giacobbe. Possiamo andare al versetto 12?
il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio per niente. Ok, in ebraico c'è scritto che Yahweh ha guidato quel popolo da solo, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma se Elohim è Dio, come faceva a esserci un Elohim straniero con lui? Se Elohim è Dio ed è il Dio unico. Quel professore lì di cui vi dicevo prima, che ha detto se c'è il verbo singolare è Dio, se c'è il verbo al plurale, Genesi 20:13. Sentite, questa è proprio bella, bella, ma molto bella. Sappiamo che la storia della salvezza, quella che porta a noi a salvarci dalla macchia del peccato originale, che nella Bibbia non c'è, lo ripeto, salvarci dalla macchia del peccato originale che nella Bibbia non c'è, ci sono quelli che dicono Abiglino è appunto talmente ignorante che non sa neanche che la Bibbia va letta in chiave simbolica. Io immagino, sono certo, che molti di voi sappiano, siano a conoscenza di tutta la simbologia che è costruita per esempio sulla mela di Eva, no? Lo sapete che la mela di Eva nella Bibbia non c'è? La mela non c'è. Cercatela, se la trovate mandatemi una cassetta. E comunque... E quelli che mi accusano di non saper fare le letture simboliche costruiscono la simbologia sulla mela che non c'è. Genesi 20:13. Allora, la storia della salvezza. Sapete che Abramo viene chiamato fuori dalla terra dei suoi padri per essere portato in terra di Canaan, la famosa terra promessa. Qui è Abramo che parla e dice: ora avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io dissi, eccetera, eccetera. Quindi, Dio arriva, chiama Abramo e gli dice: vieni con me. Genesi 20:13, queste sono le Bibbie, cioè i testi su cui lavoravo anch'io, tra quei 17 appunto che sono stati pubblicati, che hanno l'ebraico, la traduzione letterale sotto, e questi sono i testi che vanno nelle facoltà di teologia e sono presenti nelle biblioteche di tutte le più importanti università del mondo. Sentite com'è Genesi 20:13. E fu, e l'italiano è un italiano da traduzione letterale, quindi, e fu come che fecero vagare me Elohim da casa di mio padre, plurale, singolare, plurale. Nella Bibbia per le famiglie si traduce al singolare, nella Bibbia per gli studiosi si traduce correttamente al plurale. Perché altrimenti gli studiosi pigliano questi traduttori per le orecchie e dicono: ma ragazze, le famiglie devono sentir dire Dio fece errare me. Agli studiosi non lo si può raccontare, allora si dice gli Elohim fecero vagare me, perché in ebraico è plurale. Allora, se è vero ciò che dice quel professore lì, lui dovrebbe prendere atto del fatto che a chiamare Abramo fuori dalla terra sono stati gli idoletti di pietra, non Dio, perché lo dice lui, che se è plurale sono le divinità pagane. Ma lo dice perché? Perché la gente legge queste Bibbie. Sapete qual è la cosa curiosa? Che la casa editrice è la stessa, La stessa. Ok? Traduzione falsa, non sbagliata, falsa, perché quella giusta ce l'hanno. Non è che si sono sbagliati, ma non è mica solo esempio, adesso per motivi di... Genesi 35:17 eccetera, non seguia, ne basta uno comunque, no? Cioè, questa è la realtà dei fatti. Prego. Dove ha tradotto il primo verso della Bibbia in Genesi, Bereshit bara Elohim, lei lo sa benissimo che il verbo è lì è considerato plurale, e come prima citato gli esegeti sostengono che si rivolse a qualcheduno.
Sì. Allora, Bereshit bara Elohim ha-shamayim va-aretz è il versetto che viene tradotto: in principio Dio creò i cieli e la terra. Al di là del singolare plurale, che rientrerebbe in questo tipo di discussione qui, c'è un aspetto che è molto più importante, che ho documentato in 80 pagine nel libro Non c'è creazione nella Bibbia, che non solo in ebraico, ma in nessuna delle lingue semitiche il verbo bara significa creare, tantomeno creare dal nulla. Il verbo bara significa intervenire in una situazione esistente per modificarla. Poi c'è l'interpretazione che dice lui si rivolge ad altri, no? Per dare l'idea un po' di questa molteplicità. Ma in più, e secondo me questo è l'aspetto ancora più importante, la Bibbia non parla di, come non parla di Dio, non parla neppure di creazione. Adesso vi dico una delle più colossali stupidaggini che io ho scritto, dico stupidaggini per come viene interpretato, ma io sono abbastanza tranquillo. Il primo capitolo della Genesi non ci racconta la storia della creazione del mondo, ma ci racconta la storia della costruzione di una diga e della bonifica del territorio sottostante. Costruzione di una diga fatta da quelli lì, cioè dagli Elohim, che si sono scelti un territorio dove hanno messo il loro centro di comando, si sono creati una riserva d'acqua, come farebbe qualunque essere vivente, una riserva d'acqua sotto controllo, hanno bonificato il territorio sottostante e hanno cominciato a allevare e coltivare, perché dovevano mangiare. Quando io... Prego? Anche loro. Quando all'inizio, appunto, quando stavo per pubblicare quel libro lì, Non c'è creazione nella Bibbia, che in una conferenza avevo fatto, siccome l'editore aveva già fatto copertina, l'avevo fatta vedere, e ho detto: qui sono sicuro, così come negli altri discorsi, no, lo sappiamo da sempre che la Bibbia parla di ingegneria genetica, sappiamo da sempre che Satana non esiste, sappiamo da sempre che i cherubini sono oggetti meccanici, sappiamo da sempre che gli angeli biblici non sono quelle robe che poi sono state fatte diventare. Io ho detto: sono sicuro che adesso mi massacreranno per un po' di tempo, ma sono sicuro che entro 12 mesi diranno che lo sanno da sempre, che la Bibbia non parla di creazione. L'hanno detto una settimana dopo. Non hanno neanche aspettato i 12 mesi. Ah, ma noi non abbiamo mai creduto nella creazione dal nulla. Ah, benissimo, siamo d'accordo. Su tutto siamo d'accordo. E perché siamo d'accordo su tutto e perché allora mi attaccano così tanto? Perché la mia colpa è quella di dire chi era Yahweh. Perché il problema è, alla fine, dire che Yahweh è Dio. Allora le teologie suffragano tutto ciò che dicono sulla base del fatto che Yahweh è Dio, le ideologie suffragano tutto ciò che dicono sulla base del fatto che Yahweh è Dio. Se si capisce che Yahweh non è Dio, sempre in questo sito qui, 4 giorni fa, è stato scritto... Ho fatto male a dirvi che era scritto in questo sito, porca miseria. Che volevo chiedervi secondo voi dove era scritta. Certo, Biglino difende la tesi che la Bibbia non parli di Dio. Tuttavia, pur nella plausibilità che alcuni testi biblici all'origine non avessero Dio in senso stretto come protagonista, questi scritti sono stati in seguito usati proprio da quelli che volevano parlare di Dio. Perfetto. Lo dico da 4 anni. Questi testi sono stati voi più volte esegesi ebraica, eh? Contraria a me. Questi testi sono stati poi più volte rimaneggiati, rifusi, rivisti e corretti da quelli che erano interessati a parlare di Dio. E poi in seguito ancora variamente interpretati da quelli che volevano parlare di Dio. In altri termini, la Bibbia è il testimone e il frutto di una lunga ricerca di Dio non ancora terminata. Questa ricerca non è mai stata univoca, uniforme, pacifica e priva di errori. La storia ci testimonia una ricerca assolutamente varia e spesso equivoca, multiforme, violenta e piena di passi falsi. Io potrei mettere la firma e smettere di fare conferenze e dire: gli ebrei dicono questo. Erano mica romanzieri. Alcuni amici ebrei, a cui io ho rivolto le stesse domande che lei sta spiegando a noi, ho fatto presente che in molti passi, come ad esempio in Ezechiele, il carro semovente che lei poi ha citato chiaramente, loro sostengono che effettivamente nell'Antico Testamento, loro lo chiamano la Torah, non l'Antico Testamento, sì. Non esiste l'Antico Testamento, no, esatto.
siamo noi che facciamo la divisione, perché noi abbiamo quello nuovo. Sì. Sostengono che effettivamente in quel tempo la terra sia stata visitata dai Nefilim, dai eccetera eccetera, che lei benissimo conosce. Per cui una parte degli studiosi ebrei, voglio dire, è d'accordo sulla sua posizione. Sì, ma me lo scrivono anche, eh? Esatto. Solo che me lo scrivono in privato. Solo che in più sostengono che la divinità va cercata nelle varie... Lei mi insegna che la Bibbia è contraddittoria, per cui se io dico una cosa, lei mi cita un altro verso e io taccio per sempre. Per cui va trovata attraverso gli scritti il... quello che effettivamente si riferisce, poi credo che Adonai sia un'altra divinità, eccetera. Quello che lei, che il Dio che stiamo cercando, esiste sotto quelle scritture. Una piccolissima citazione, poi finisco. Henry De Luca ha tradotto Numeri, Esodo, lei lo sa benissimo. No, Esodo, sì. E nel versetto in cui cita, dice: una terra che stilla latte e miele. Lui ha tradotto una terra che mestrua latte e miele. Ho parlato con un'amica ebrea, lei è andata a vedere il versetto e dice no, è sbagliato. Infatti Henry De Luca l'hanno massacrato, eh? E ha detto che il verso non è mestrua, ma è scorre come se scorresse nel vene, eccetera. Questo era per dire semplicemente che la traduzione delle sillabica non è difficile da collocare, salvo i masoreti, eccetera. Esatto. Grazie. Sì, cioè ci sono. Mi scrive, dunque, ci sono che scrivono continuamente mandandomi informazioni, eccetera. Poi se abbiamo tempo vi leggo una curiosità proprio segnalata, mi dà. E questa persona mi scrive: da sempre, allora, siccome appunto questi signori citano le loro fonti, no? Che sono il Talmud, in particolare il Talmud Yerushalmi e anche altri, e qualcuno ha detto a loro: beh, allora insomma diteci effettivamente quali sono tutte queste vostre fonti, visto che vengono fuori tutte queste cose qui. Uno di loro, che si firma Kohabiam, che significa stella del mare, scrive: Abramo e tutti gli ebrei del forum, non date nessun genere di fonti, li useranno li useranno, vabbè, per prenderci in giro, perché ci sono dei passi del Talmud che effettivamente sono un po' e Bighino le userà nel prossimo libro. Mi scrive questa persona della comunità ebraica di Roma: da sempre la divulgazione è vietata, mettere sul forum i riferimenti equivale a infrangere un precetto, è un dato di fatto, scrive a me, che hai creato non pochi problemi a tutti loro, perché se da una parte contestano la tua interpretazione, dall'altra sanno che è vicina alla loro verità, ma pensano che non sia ancora arrivato il momento di divulgarla. Troppe conseguenze pericolose, soprattutto per il popolo ebraico. Non so cosa farci. Cioè, se queste cose le sappiamo, diciamole. Basta. Se le sappiamo, diciamole. Con tutte le conseguenze del caso. Ovviamente. Allora... dicevo prima, che sono altre domande? Prego. Certo, io non me la posso dire. Quando lei prima ha affermato che Satana non esiste, come gestisce la cosa? Cioè da cosa si da cosa sì. Si allora, il termine Satan è un termine che indica l'avversario, indica il pubblico accusatore, indica il pubblico ministero. E Satan indica una funzione, non un individuo, nel senso che la funzione del Satan è una funzione che viene assunta anche pro tempore, nel senso che uno, quando è necessario, fa il Satan nei confronti di un altro, cioè fa da pubblico accusatore nei confronti di un altro. E spesso nella Bibbia la funzione del Satan viene assunta su incarico di Yahweh, che in sostanza dice: tu fai il Satan contro quello là, ok? Quindi non esiste in termini di entità spirituale principe dei demoni. È una funzione che viene assunta sia dagli Elohim sia da semplici uomini. Ok? Prego. In un suo libro parla dei miracoli e gli spiega, cioè, perché non c'è nulla di sovrannaturale. A me ha incuriosito un po' l'episodio nell'Esodo della manna. Volevo un attimino capire questo discorso qua. Sì.
Allora, il discorso della manna ha da parte di alcuni una interpretazione, diciamo, tecnologica, cioè è un cibo prodotto da, sarebbe un cibo prodotto da un macchinario. In realtà la manna esiste anche in natura, quella manna lì, ed è la secrezione della femmina di una cocciniglia, quindi sono in pratica gli escrementi di questa, della femmina, di questa cocciniglia, che vive sulla Tamarix mannifera, produce queste secrezioni durante la notte, queste secrezioni zuccherine solidificano, cadono a terra, al mattino devono essere raccolte in fretta perché o il sole poi le deteriora oppure arrivano le formiche o che se le mangiano. Quindi esiste questa, anche questa spiegazione di tipo naturale. Lì tra l'altro ci sono delle, appunto prima si parlava delle contraddizioni bibliche, no? Si dice che loro si lamentano perché non avevano la carne, si lamentano perché non avevano... Ma la Bibbia in un sacco di passi dice che questi sono usciti con un sacco di animali. E come facevano a non avere la carne, visto che avevano migliaia di capi di animali? Tra l'altro il fatto che avevano migliaia di capi di animali si collega ad un altro aspetto. Il termine ebraico che indica il famoso deserto dell'Esodo è Midbar, che deriva dalla radice Dvr, davar, che indica condurre al pascolo. Ieri sera a Terni, al termine di una conferenza, parlavo con uno studioso di queste cose, il quale diceva che in quel periodo lì il Medio Oriente era una steppa verde. Ok? Quindi in realtà, anche perché pensare di allevare migliaia di animali nella sabbia, quindi questa è una delle tantissime contraddizioni. Tra parentesi, nominava prima Adonai. Vi ho detto che ci sono tante Bibbie possibili. Per esempio la Bibbia è scritta, stiamo andando a ruota libera, ma se vi va bene, non so se è più divertente anche per me. La Bibbia è scritta in aramaico, che sono i Targumim, la storia contenuta è completamente diversa da quella che conosciamo noi, completamente. Per esempio, al seguito di Mosè dall'Egitto non sono usciti ebrei, sono usciti solo egiziani, appartenenti a tre caste: ufficiali militari, sacerdoti del faraone Akhenaton e popolino. Il termine Adonai sarebbe Adon, che vuol dire signore, Ai. Quello che noi conosciamo nella Bibbia dei Masoreti con il nome di Yahweh, nei Targumim non è chiamato Yahweh, è chiamato Yod Yod, cioè con due I che si leggono Ai. Quindi Adon Ai potrebbe essere il nome di questo signore Ai. E Ai era un generale egiziano. Quindi se leggiamo i Targumim, la storia è totalmente diversa. Non chiedete a me se è vera quella dei Masoreti o quella dei Targumim, perché non lo so. Non lo sa nessuno, secondo me. Ma io di sicuro non lo so. Quindi se vi piace di più, scegliete quella. Però sappiate che esiste anche quella. Di quell'altra ci viene detto che è vera e ispirata da Dio. E quindi a questa qui non dobbiamo credere. Siccome io leggo la Bibbia così come leggo l'Iliade e l'Odissea, per me è tutto indifferente. Li leggo come leggo l'Iliade e l'Odissea perché ci raccontano la stessa storia, cioè la storia di quelli lì. Il termine, ho detto prima che Elohim non è meglio non tradurlo, no? Perché è di normale buon senso non tradurlo, visto che non sappiamo. Elohim ha pure un singolare che è El oppure Eloah. Forse. Perché... Prego? Sì, no, viene usato. Sì. Per esempio, l'Elohim che si presenta ad Abramo si chiama El Shaddai. Tra l'altro, leggendo attentamente la Bibbia, siamo assolutamente autorizzati a ipotizzare che l'Elohim che si è presentato ad Abramo non è Yahweh, ma un altro. Una curiosità. Sapete che Abramo aveva la compagna, la moglie, che era sterile. E quindi quando era sterile lei dice a lui: ti consento di unirti con la nostra schiava Agar, poi lei partorirà sulle mie ginocchia e quindi quel figlio lì sarà mio. Fanno così, nasce Ismaele. Poi Sara viene visitata dagli Elohim e lei diventa fertile, dopo che gli Elohim hanno fatto su di lei qualcosa. Lei diventa fertile e partorisce Isacco. Quando partorisce Isacco dice ad Abramo: adesso Agar e Ismaele, via. Interviene un malach, cioè un rappresentante degli Elohim, che spiega ad Agar e Ismaele
mi spiace, ma insomma in effetti adesso c'è un primogenito ufficiale. Dice però fa una promessa, dice ad Ismaele, dice di Ismaele: farò di lui una grande nazione. Grande vuol dire numericamente. Yahweh promette costantemente a Giacobbe, che acquisisce poi come nome Israele: farò di te una grande nazione. Facciamo i ragionamenti da ignoranti e guardiamoci attorno. Da Israele derivano gli israeliti, da Ismaele derivano gli arabi. Con quale dei due è stata mantenuta la promessa? Quanti sono gli israeliti? Quanti sono gli arabi? Chi è stato più bravo tra i due Elohim? È bello fare i ragionamenti da ignoranti. Mauro, c'è una domanda qui in fondo, prima di... Si parla di Elohim, ma è un termine che ho già sentito perché a me piace la sumerologia ed è scritto nella biblioteca di Ebla, che è molto più vecchia della Bibbia. La Bibbia ha soltanto 1000 anni di scrittura, Ebla ne ha 3000 avanti Cristo di anni di scrittura, scusate, la Bibbia 1000 anni avanti Cristo è stata scritta. Quindi semplicemente Elohim, la costruzione della Genesi, della diga che faceva i canali di irrigazione della Sumeria, sono scritti chiaramente nelle biblioteche di Ebla, basta solo tradurle. Quindi sarebbe dirimente nei confronti degli israeliti che stanno contestandola leggere la Bibbia di Cramer, che sarebbe quella degli Sumeri. Ma la questione è, allora, non sarebbe dirimente perché non l'accettano comunque, perché quelli che mi contestano dicono che la Bibbia è il libro più vecchio del mondo e gli altri derivano da quello, invertendo l'ordine storico. Quindi diciamo che comunque non sarebbe dirimente, ma la cosa bella è che quelle cose lì sono già scritte lì. Gli altri scritti possono costituire semmai conferma esterna, ma sono già scritte lì. Chiaramente, chiaramente. Basta farci i ragionamenti da ignoranti. E difatti io, come vedete, non mi sto neanche citando le traduzioni mie, sto parlando, stiamo leggendo le Bibbie che avete in casa, perché è tutto scritto lì. Basta fare i ragionamenti da ignoranti sulle Bibbie tradotte dai sapienti. Adesso che fine avrebbero fatto? Chi? Gli Elohim che erano stiti sulla... Dunque, è un po' che non li sento, quindi non te lo so. Ma, onestamente non lo so. È un pastore protestante che è il reverendo Barry Downing, che è teologo, fisico, specializzato nei rapporti tra scienza e religione. Lui è un credente, non cattolico, cristiano, presbiteriano. Lui non ha nessun dubbio. Uno, lo scrive, cioè non è che scrive nei suoi libri. La religione mosaica è il frutto dell'incontro tra quella gente e un oggetto volante guidato da intelligenze provenienti da altri mondi. Due, quelle intelligenze lì sono qui e controllano tutto. Quindi sono ancora qua? Secondo lui sì, io sospendo il giudizio. Collocati come? Diciamo che, allora, se vuoi chiedermi un mio parere, non mi stupirei se si scoprisse che sono ancora qua. Ecco, diciamo così. Cosa pensa di te? Possiamo un attimo, scusi, no, scusi un attimo, scusi un attimo, c'è un signore. È apparsa la civiltà sumero-accadica. Sappiamo da come si è presentata sulla scena. Le tabellette cuneiformi della loro scrittura sono tutte attendibili, secondo lei, o potrebbero essere state in parte sofisticate? Allora, secondo me hanno la probabilità di essere più attendibili di molti degli scritti biblici, perché non sono state elaborate dal punto di vista teologico, nel senso che sono racconti molto antichi, cronachistici. Tra l'altro il fatto che compare appunto questa civiltà sumera, come dicono gli archeologi e gli antropologi, che compare dal nulla, è una cosa che io ho esaminato in uno dei libri, ho dedicato un capitolo intero, collegandola alla Bibbia. Anche lì, se facciamo finta e mettiamo assieme le due cose, chissà, magari, così come stanno venendo fuori le conferme, diciamo, delle ipotesi scientifiche che dicono se facciamo finta che troviamo le risposte, no? La vicenda di Adamo ed Eva non è il racconto della creazione non esiste neppure, della fabbricazione genetica dei progenitori dell'umanità, ma è la fabbricazione genetica dei capostipiti di una razza speciale che loro si sono fatta per loro, da me, perché doveva lavorare a stretto contatto con loro, mentre gli altri
si riproducevano normalmente, diciamo il resto del Sapiens. La vicenda di Adamo ed Eva, per tutta una serie di elementi che non abbiamo il tempo di esaminare, può essere ragionevolmente collocata intorno al 4500 a.C., cioè molto 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 recente. Il fatto che poi Adamo ed Eva fanno Caino e Abele, Caino uccide Abele, diciamo così, va. Adamo ed Eva sono fatti, e l'abbiamo sentito prima, no? Che la spiegazione sarebbe attraverso clonazione di più esemplari e poi fatti incrociare, che è esattamente ciò che dice la Bibbia, tra l'altro. Eva è prodotta per clonazione da Adamo, da un Adamo, perché Adamo non è il nome di un individuo, è scritto con l'articolo, quindi vuol dire il gruppo degli Adam, maschi, solo maschi, che dice la Bibbia, li hanno fatti in un posto, che non è il paradiso terrestre, e poi li hanno presi e li hanno messi nel Gan Eden, cioè il famoso paradiso terrestre, solo i maschi. Poi dice la Bibbia che dopo un po' di tempo si sono accorti che per quei maschi la compagnia degli animali non era sufficiente, non oso pensare a che cosa assistessero, e decidono di fargli la femmina. E come fanno per fargli la femmina? Come fanno per fargli la femmina? Inducono nell'Adamo un sonno profondissimo, gli prendono un qualcosa da una parte laterale ricurva, sapete la costola, no? In realtà la Bibbia dice che prendono un quid da una parte laterale ricurva. Poi chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno preso fabbricano la femmina, che essendo prodotta per clonazione con ogni probabilità era sterile, tali dovevano rimanere tra di loro. Poi uno degli Elohim, quello che è chiamato come serpente, ma il Nahash, il termine ebraico indica non soltanto serpente, ma indica colui che ha conoscenze profonde. E chi è che ha le conoscenze profonde nostre, se non l'ingegnere biologo molecolare, che conosce l'intimo, cioè la parte più profonda di noi, fa sì che Eva, cioè tenta Eva, fa sì che i due diventino fertili. E la Bibbia dice che Eva mangia il frutto. Ma mangiare il frutto nella Bibbia, come nel capitolo 30 dei Proverbi, significa compiere l'atto sessuale. Ma la Bibbia dice che Eva, tentata dal Nahash, la serpente, mangia il frutto e poi ne diede da mangiare ad Adamo. Il primo frutto, porca Eva, con chi l'ha mangiato? Possiamo passare il microfono per un'altra domanda? Allora, no, devo finire, scusate, devo finire questa. Allora, poi Caino uccide Abele, Caino viene allontanato da quel clan tribale. E Caino dice, ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma chi è sto chiunque, se erano i progenitori dell'umanità? Era pieno di gente lì fuori. Il problema qual era? Che loro erano un gruppo altissimamente acculturato, perché lavorava per gli Elohim, a stretto, e Caino aveva il terrore di finire in mezzo ai barbari, no? E dice, se io finisco lì quelli mi sgozzano. Invece gli è andata bene, ha trovato mogli, ha fatto figli, e dalla discendenza di Caino vengono fuori tutti quelli che conoscono l'arte delle costruzioni, la musica, l'allevamento, la pastorizia, la coltivazione. Allora mettiamo assieme le due cose. 4500 a.C. la storia di Adamo ed Eva, questi qui vivevano molto a lungo, poi se abbiamo tempo vi spiego perché, ma penso che non ce l'abbiamo più. Passano quindi insomma un certo numero notevole di anni, questi qui, e siamo nella zona lì dell'attuale Azerbaigian, questi qui vengono cacciati, quindi un gruppo fortissimamente acculturato, un clan tribale, fortissimamente acculturato, dotato di un sacco di conoscenze, viene fatto uscire dal Gan Eden, e improvvisamente compare lì una società completamente formata. E se mettiamo assieme le due cose? Ci spieghiamo tutto. Ma quelli fuori da Gang Eden? Erano il Sapiens, ma molto più bassi. Sì, erano già Sapiens, sì. Fatti da loro intorno al 200.000 a.C. Chiudo magari con questo, poi non so, mi dirò. Così. Gentilmente volevo chiedere questo. Lei si definisce un'apostata? Mi definisco un curioso. Chi ha l'applicazione un po' più profonda? Com'è? Gentilmente mi può
dare una spiegazione più profonda. No, io sono veramente un curioso che a un certo punto ha sentito il bisogno di andare al più vicino possibile alle fonti da cui deriva la religione nella quale sono stato educato. Quindi mi sono avvicinato alla comunità ebraica di Torino e ho studiato l'ebraico con un loro insegnante. E poi man mano sono andato avanti, traducendo per, mi vengono fuori queste cose e le racconto con la consapevolezza, come ho detto prima, che la Bibbia potrebbe essere Pinocchio. Però dico almeno quello c'è scritto. E poi... Ma lei da quali sappia no, non mi prego. Ma apostata vuol dire che ho tradito una fede, una confessione. No, sembra che lei ha presunzione di aver la ragione e la verità in mano. No, scusate, grazie. Io ho una presunzione, Sì, no, ci mancherebbe. Così, insomma, sono stimoli interessantissimi. Io ho una. Esattamente. Il pensiero di tutte le fedi religiose. Esattamente. Io ho una presunzione, quella di avere l'obiettivo di rimanere il più vicino possibile al significato del testo, perché ho una convinzione che una lingua ha significato e valore tanto quanto comunica ciò che dice, perché noi della Bibbia non sappiamo chi l'ha scritta, quando l'ha scritta, come fu scritta, come veniva letta, non sappiamo chi l'ha scritta e neppure i libri di Isaia sappiamo chi l'ha scritto, cioè sappiamo per cento che non lo sappiamo, anche se diciamo che è Isaia, poi se... non abbiamo più tempo. Altrimenti vi documentavo alcune cose. Quindi noi non sappiamo, ma sappiamo che è stata ispirata da Dio. Ecco, io non ce la faccio. Posso rispondere ad altre due domande? Due domande, però ce ne sono una prenotata là in alto, okay, sul sì. Microfono. Secondo solo, grazie. Due domande molto brevi. Prima una? Beh, allora una, vabbè. Una è questa. Faccio un salto dal Vecchio al Nuovo Testamento, no? Quando Gesù Cristo sulla croce dice Elohim, Elohim, lamba sabachthani. Ecco, questo Elohim, secondo lei, chi è? Come traduce? Dice seconda domanda velocissima. Lei è cattolico? Cattolico in quanto battezzato, sono annoverato tra i cattolici perché sono stato battezzato, insomma ho fatto tutta la mia crescita come penso la maggior parte di voi, e dopodiché dal punto di vista della credenza sono agnostico, nel senso che non so nulla e quindi non sapendo sono agnostico. Per quanto la cosa che ha detto, la frase di Gesù Cristo che è El-I, le mas vaktan I, cioè El mio, quindi al singolare, le ma, perché Sabachthan hai lasciato, hai abbandonato i me. Lì c'è una curiosità, che è un'espressione che formalmente corrisponde al primo versetto del Salmo 22, che è il Salmo nel quale un sacerdote di Gerusalemme lancia un grido di rabbia perché ritiene di essere stato ingiustamente condannato. E il versetto ovviamente è in ebraico. Nella citazione invece nei Vangeli che sono stati scritti in greco, salvo alcune pochissime parole scritte o in ebraico o in aramaico, al posto della parola ebraica è stata inserita la parola aramaica sabak, che la radice che in ebraico non esiste, e quella significa abbandonare, ma il significato originario era un altro, era le ma hasaftani, cioè perché mi hai condannato, non perché mi hai abbandonato. Quindi, se facciamo finta che Gesù Cristo sia esistito, bisogna far finta anche lì, ma se facciamo finta che Gesù Cristo sia esistito, dobbiamo prendere atto che chi gli ha fatto dire quella frase lì ha tolto il significato originario e gli ha messo dentro una parola aramaica per far sì che Cristo si presentasse in quel momento come uno che era consapevole di ciò che gli stava accadendo, ma lamentava soltanto la solitudine.
Invece, se Cristo ha citato effettivamente il versetto del Salmo 22, Cristo lì era arrabbiatissimo e chiede al suo El: perché mi hai giustiziato? Non doveva finire così. Io, in quanto Messia, dovevo vincere, non perdere. Mauro, l'ultima, eccola qua. Dove? Io ho scritto un libro, contemporaneo al suo, che si chiama La Bibbia decriptata. Sì. Da quando scrivo questo libro, dal 2006 al 2011, vivo in mezzo ai fenomeni paranormali. Sì. Tutti testimoniati dai carabinieri del mio paese. Sì. Io vorrei sapere se lei capita fenomeni paranormali. No. Mi ha cambiato delle pagine nel computer, mi ha cancellato la pagina 80-100 della prima stesura. E i carabinieri dicono problemi di intelligence, di servizi segreti. Ho capito. Io vorrei sapere se lei capita gli stessi fenomeni. No, allora guardi, le dico che cosa capita a me. 10 giorni prima di Natale ho ricevuto una lettera con pallottola dove mi si dice che se continuo a fare le conferenze sono costretti ad ammazzarmi. A febbraio ho ricevuto una richiesta di andare a visionare dei reperti non ben identificati in provincia di Milano. Ho detto che non faccio quel mestiere. Dopo 2 o 3 giorni mi dicono: ah, ma tra quei reperti ci sono scritti in lingue semitiche. Ho detto: benissimo, portateli ad una università che abbia un dipartimento di filologia semitica. Passano 2 o 3 giorni, mi dicono: ma con quei reperti si possono fare un sacco di soldi. Ho detto: bene, bravi, fateli voi. E poi hanno smesso, perché dico: se mi devono sparare, che vengano almeno loro da me. Cioè, non è che metto io la benzina da Torino per andare a farmi sparare in provincia di Milano, cioè che almeno debba essere comodo per me. Poi l'altra cosa che è successa l'anno scorso al mio editore, che lui è tornato dalle vacanze, mi ha telefonato la sera un pochettino agitatino, perché senza scassinare nulla erano entrati nei suoi uffici, hanno smontato tutti i computer e tutti gli hard disk erano posizionati ciascuno sulla singola tastiera. È successo anche a me uguale, eh? È successo anche a me uguale, ma ho rubato, mi hanno chiuso in casa, fulminato 3 computer e i carabinieri hanno detto: nulla va perso nelle memorie dei computer, da pagina 80-100 nel 2007-2008 non l'hanno più trovata. Nulla va perso nelle memorie dei computer. Come hanno fatto a cancellare da pagina 80-100 della prima stesura? I suoi appunti dove sono finiti? Non lo so, me l'hanno rubati tutti a luglio. Anche a me. Io quando scrivevo li ho messi nell'auto, ma ho rubato l'auto. E che mi non faccio gestacci perché sono in pubblico, ma... È nel 2008. Ok. Dimmi tu. Posso fare una domanda? Sì. Allora, Yahweh ha promesso, quindi agli israeliti, una terra... Così è stato di parola, giusto? Alla fine è stato... No, ma nel senso, comunque gli israeliti, cioè, siamo... Faccio la battuta, da ignorante, come dicevamo prima. Gli ha dato le banche, comunque c'è chi comanda il mondo, cioè sono messi bene anche. Dall'altra parte i musulmani hanno il petrolio, giusto? Quindi anche lì sono stati di parola questi dei, diciamo, chiamiamoli così. A noi cosa ci hanno lasciato? Perché? Io a me faceva il centro d'oro. Sì. Ecco, guarda caso, siamo in Giordania dove ci sono le piramidi. Esattamente in Messico e in Perù ci sono le piramidi e adoravano l'oro. È un po' strano che due civiltà, esattamente nei punti opposti del mondo, facessero espresso le piramidi e adoravano l'oro. Come infatti non è strano, nel senso che ovunque questi andassero avevano le stesse esigenze. Sì, tra l'altro l'oro è l'apostrofo oro. È il denaro dei governanti, il debito è la moneta degli schiavi. È brevissimo. Dal suo discorso, dal suo punto di vista, sarebbe lecito dire che quindi l'unica riforma religiosa assolutamente monoteistica sia l'Islam? Grazie. Dunque, non
saprei se poterla definire a rigor di termini monoteistica, perché il concetto di teismo è un concetto tipicamente ellenistico, cioè arriva dal pensiero greco, dall'idealismo neoplatonico, eccetera. E mi è difficile dire che quello sia il Dio unico, piuttosto che non il più importante tra i tanti possibili. È chiaro che anche il cattolicesimo è di fatto monoteistico, perché poi afferma l'esistenza di un Dio unico, no? Da questo punto di vista. Però sono, e su questo, per esempio, ci sono molti rabbini, che giustamente, rabbini della Rabbinical Assembly degli Stati Uniti, che sono arrabbiatissimi, perché dicono: ma non è giusto che voi cristiani prendiate i concetti greci e li cagliate dentro quel libro lì, che con quei concetti là non ha nulla a che vedere. Perché il pensiero giudaico è un pensiero estremamente concreto. Concreto in tutti i suoi racconti, no? Finisco appunto, siccome ho studiato lì con un insegnante della comunità ebraica e quindi conoscevo persone lì che mi dicevano: noi dell'aldilà non sappiamo nulla, perché il nostro non ce l'ha mai parlato. Questa è una profonda verità. Grazie. Grazie davvero a Mauro Bonino. Prego. L'esistenza di Gesù. Ho detto che dobbiamo far finta, perché non ci sono prove storiche della sua esistenza, solo per quello. Io le spiego che a Roma c'è una signora che ha fatto per anni tutte le coreografie con soggetti religiosi. Sì. Tant'è che durante la vita, insomma, lei ha fatto il cielo, vedete questa foto dove Cristo entra nel calice. Uh-huh. Per cui sono tutti soggetti della religione cattolica, Padre Dio, Madre Teresa di Calcutta. Allora lei come spiega questo fatto che lei fa praticamente con la Polaroid, che l'ho visto io, mentre scattavano altri? Se dobbiamo prendere il panorama, lo prendiamo tutti e quattro, per dire, no? E invece lo prende solo lei. Come lo spiega lei? Bisognerebbe esaminare bene il caso. Mauro Biglino parlava di storico, di concetti storici e non certamente paranormali. No, ha parlato di Gesù come figura storica, è un altro discorso. Comunque, io ringrazio moltissimo Mauro Biglino.